molto molto buono. Se vi piace il pesce, provatelo. È anche molto veloce da farsi. L'unica cosa che richiede tempo è la preparazione del pesce, quindi tutta la pulizia del pesce, per cui se c'è qualcuno che lo pulisce o se lo comprate già pulito, sarà davvero veloce farlo. Bene, vediamo quali sono gli ingredienti. Ingredienti per 4 persone: 400 g di spaghetti, 800 g di cozze, 500 g di vongole, 400 g di gamberi, 400 g di totani, 200 ml di olio extravergine di oliva. E ancora, mezzo bicchiere di vino bianco, 400 g di pomodorini di collina, vale a dire un barattolo, 3 spicchi di aglio, un ciuffo di prezzemolo, alcune foglie di basilico, pepe quanto basta, sale quanto basta. A meno che non troviate tutto il pesce necessario già pronto per essere cucinato, toccherà a voi pulirlo. Perciò cominciamo con le vongole. Salvo siano già state spurgate, cioè pulite dalla sabbia interna, mettetele a mollo in acqua molto salata, almeno 2 ore prima della preparazione del piatto. Risciacquatele poi molto bene sotto l'acqua corrente. Dopodiché puliamo le cozze. Dovrete staccare questa sorta di filo che si trova all'esterno e che normalmente le tiene ancorate agli scogli. Poi, con un coltellino, dovrete grattare la superficie. Quindi, lavarle accuratamente sotto l'acqua corrente più volte. Controllate poi che non ci siano cozze aperte, ma che siano tutte ben chiuse, altrimenti quelle aperte eliminatele. Quindi sciacquatele più volte accuratamente sotto l'acqua corrente. Passate alla pulitura dei totani, tagliando prima la testa subito sopra gli occhi, tanto qui non ci servono interi. E poi tiratela in modo da tirar via tutte le interiora. È un'operazione questa un po' lunga e delicata, ed in realtà in questo caso non necessaria, visto che, come dicevo, per questa ricetta non serve che i totani siano interi. Perciò potrete tranquillamente tagliare la sacca e pulirla così agevolmente e velocemente. Diciamo che ne ho approfittato per farvi vedere come si fa. Ecco fatto. Eliminate a questo punto la cartilagine, che è questa che vedete. E per eliminare qualsiasi residuo interno, sciacquate la sacca sotto l'acqua corrente, aiutandovi con le dita. Poi tagliate, dovete tagliare le interiora dalla testa e tirar via gli occhi con un coltellino. Quindi dovrete sciacquare anche quest'ultima. Prendete poi i tentacoli e togliete il beccuccio, che è questo nero che c'è in centro. Così. Infine lavate ben bene i gamberi, non eliminando la testa, ma lasciandoli interi così come sono. Tritate quindi il prezzemolo e il basilico molto finemente. Quindi
tagliate anche i totani. Io i tentacoli li taglio a ciuffettini di 2. Mettete a cuocere in una pentola i pomodorini di collina per 10 minuti, così al naturale, con la buccia e senza aggiungere nient'altro, né sale, né olio, niente. A questo punto comincia la preparazione vera e propria del sugo. Ponete una padella sul fuoco con l'olio e mettete a cuocere i totani ed i gamberi per 2 o 3 minuti. Versate il vino bianco e lasciate cuocere il tutto finché non evapora. Quindi aggiungete le cozze e le vongole. Metà del prezzemolo e basilico che avete tritato prima, gli spicchi d'aglio. E il pepe. Chiudete quindi con il coperchio e fate cuocere per un paio di minuti ancora. A questo punto aggiungete i pomodorini che avete preparato prima e chiudete nuovamente il coperchio. Fate cuocere finché tutte le cozze e le vongole non si saranno aperte. Poi spegnete il fuoco ed eliminate i 2/3 circa dei gusci, i restanti conservateli per abbellire il piatto. Io li tolgo anche a fuoco acceso, ma voi non fatelo, altrimenti vi bruciate. Dimenticavo, se qualche cotto vongola dovesse restare chiusa, non forzatene l'apertura, ma buttatela subito perché vuol dire che è piena di sabbia. Mettete quindi a cuocere la pasta, così. Scolatela al dente, cioè in questo caso vale a dire 3 o 4 minuti prima rispetto al tempo indicato sulla busta dal produttore. Ad esempio, in questo caso, che sono necessari 7 minuti, la tirerete fuori al 4° minuto. Vedete? 7 minuti. Quindi fate attenzione a questo e regolatevi. Quindi fate terminare la cottura della pasta nella padella del sugo, in questo modo. Mettete da parte un po' di acqua di cottura della pasta, così se vi rendete conto che il sugo si sta asciugando troppo, potrete aggiungerne un po' per diluirlo. Ed ecco qua, quando la pasta si è cotta, impiattate, mettete una spolverata di basilico e prezzemolo e un po' di cozze e vongole col guscio per abbellire il piatto, così. Avete visto? Non è difficile, è solo un po' la pulizia di tutto il pesce che richiede tempo, però per il resto è semplice. Bene, vi saluto e alla prossima lezione di cucina italiana. Ciao!